Ciao ragazzi e benvenuti in questo secondo video dedicato al barré. Oggi vi mostrerò un esercizio molto efficace per migliorare questa tecnica. Per chi non l'avesse già fatto, vi consiglio di vedere il primo video dedicato agli esercizi propedeutici per sviluppare la forza necessaria per suonare con il barré. In basso nella descrizione troverete il link per vedere il video. Prima di entrare nel vivo della spiegazione, come sempre, vi invito ad iscrivervi al mio canale, seguirmi sui social e soprattutto a registrarvi sul mio blog Fingerstyle Your Life. Tutti i link li trovate giù in descrizione. Allora, in questi esercizi dobbiamo suonare l'accordo di La maggiore al quinto tasto. Non mi stancherò mai di dire che tutti gli esercizi che facciamo sulla chitarra devono essere fatti o al quinto o al settimo tasto, perché in questa posizione abbiamo la spalla rilassata e l'avambraccio perpendicolare al manico. Questo ci permetterà di non scaricare troppa tensione sulle articolazioni principali, e cioè spalla, gomito e polso, così da non incombere in problemi o in vari dolori che possono essere molto fastidiosi e produrre l'effetto contrario. Per ogni esercizio dobbiamo contare 4 movimenti e li conteremo con la voce. Invece per chi vorrà potrà aiutarsi con il metronomo. Allora contiamo 1, 2, 3, 4. Per il primo esercizio dobbiamo suonare su ogni movimento con la mano destra. Con la mano sinistra, ogni volta che suoniamo, dobbiamo subito dopo allentare la tensione alle dita, quindi in pratica togliere l'accordo, ma senza allontanare le dita dalle corde. In questo modo. 1, 2, 3, 4. Ok? Ripeto. 1, 2, 3, 4. In questo modo iniziamo a abituare la mano allo sforzo, però pian piano. Nel secondo esercizio dobbiamo invece tenere l'accordo per 2 movimenti, quindi contiamo 2 numeri e poi dopo togliamo l'accordo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quell'attimo di respiro che abbiamo quando alziamo le dita senza staccarle dalle corde, ma comunque allentiamo l'accordo, quindi non suonerà più. Ecco, quel secondo è necessario proprio per recuperare le forze. È come se fosse una boccata d'aria che la nostra mano prende tra uno sforzo e l'altro. Nel terzo esercizio, invece, dobbiamo tenere la posizione e quindi lasciar risuonare l'accordo su tutti e 4 i movimenti, quindi su tutti e 4 i numeri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ti consiglio di fare questi 3 esercizi consecutivamente, in questo modo, se puoi farli assieme a me. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quando vedrai, dopo un po' di giorni, magari una settimana, che sentirai le tue dita, la tua mano in generale, più forte e non ti sentirai stanco dopo aver eseguito questi 3 esercizi in successione, allora siamo pronti per fare lo step successivo. Dobbiamo a mano portare questa posizione fino al primo tasto. In questo modo. Partiamo col primo, quindi che stacchiamo l'accordo ad ogni movimento, ogni numero che contiamo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ecco, come puoi ben vedere, nella posizione di Fa maggiore sul primo tasto, sia la mia spalla che il mio gomito, l'avambraccio, non sono più rilassati come quando stavo qui. Ed questa è la ragione per cui io ti sconsiglio vivamente di iniziare a studiare il barré in questa posizione.
Per il secondo esercizio invece. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Per il quarto esercizio teniamo l'accordo, scendiamo sempre cromaticamente fino al primo tasto per tutti e quattro i movimenti. Questo sarà chiaramente il più pesante. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Ok, come ti ho consigliato già in quell'altro video, quando ti ho spiegato gli esercizi propedeutici per lo studio del barré, anche qui ti raccomando di utilizzare una certa gradualità. Magari poniamoci degli obiettivi, per esempio di arrivare dal quinto al terzo tasto, quindi fare soltanto due step. Poi, quando ci sentiamo sicuri e sentiamo la mano abbastanza forte, dal quinto arriviamo al secondo, poi dal quinto arriviamo finalmente al primo. Siamo arrivati alla fine anche di questo secondo video dedicato al barré. Mi raccomando di rispettare tutti i consigli che ti ho dato e soprattutto di darti il tempo necessario per imparare. Gli esercizi di tecnica sono come andare in palestra. Non possiamo sperare che in una settimana riusciamo ad ottenere gli stessi risultati che normalmente si ottengono in diversi mesi di allenamento. Spero che questa video lezione ti sia piaciuta. Lasciami un commento per farmi sapere cosa ne pensi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!